Innanzitutto grazie, infinitamente grazie, perché anche quest'anno siamo tutti insieme, tutti quanti guardiamo nella stessa direzione. E devo dire immediatamente che oggi abbiamo il cuore addolorato, perché con noi non c'è Claudio fisicamente, ma Claudio Miceli è con noi spiritualmente, sta combattendo con Stefano l'ennesima battaglia, fianco a fianco, cuore a cuore, come diceva una volta una canzone. E noi siamo certi assolutamente che anche questa volta, questa battaglia, alla fine la vinceremo tutti, perché ormai servito cosa è la battaglia di tutti noi. Quindi vi chiedo, oltre che un pensiero, perché è il privilegio di credere, anche una preghiera, perché non fanno mai male. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, noi con gioia, con il sorriso, con grandissima forza, anche quest'anno saremo tutti insieme, a Radice Pura, grazie a Radice Pura, grazie a una squadra organizzativa che è veramente il meglio che ci si possa augurare, professore, quando si organizzano questi eventi, che è vero, sono eventi molto belli, ma sono eventi di una complessità estrema, quindi se non ci fossero tutte le persone giuste e i posti giusti non sarebbe possibile andare avanti. Direi che alziamo ulteriormente l'asticella, perché per quello che lei molto bene ha detto, negli anni passati anche i fondi sono serviti per cercare di trovare delle soluzioni consistenti in farmaci che correggessero questo canale, così si chiama il canale del cloro, che non funziona nella fibrocistica e determina una serie di problemi, soprattutto ostruendo delle vie importanti, quali quelle respiratorie o digestive, ed è una malattia sistemica. Da una decina d'anni esistono già dei farmaci che riescono a correggere il canale del cloro e di recente sono stati trovati dei farmaci che sono molto più potenti, però purtroppo tutto questo è destinato solo al 70% delle persone fino ad ora e il 30% viceversa ancora, come si dice in questi casi, è orfano di cure, per cui bisogna pensare in altra maniera. Ed ecco che la Fondazione Ricerca Fibrocistica ha istituito un altro progetto strategico. Il progetto strategico in pratica è quello che cerca di correggere alla base il problema. In questo caso si tratta di correggere il difetto genetico che c'è alla base della fibrocistica. Questo progetto, ripeto, è un progetto fondamentale. Infatti è strategico per definizione, perché si tratta di correggere alla base e dare una terapia che vale non solamente per alcune mutazioni, perché ci sono tantissime mutazioni nella fibrocistica, ma addirittura qualcosa, una terapia che vada bene per tutte le mutazioni. Grazie, professore Maganzu. Allora, mi alzo un attimo. Dati assieme, a fianco della Fondazione Fibrocitania, anche in questa gara di solidarietà. Lo diceva Ruggero prima, queste cure ancora valgono per il 70% della popolazione dei pazienti, c'è un 30%, professor Magazzo, che ancora insomma, è diciamo, considerata nella fascia più grave. Per queste persone, diciamo, la strada resta oggi ancora il trapianto. Stefano, peraltro, a Milano è per questo motivo, no? Quindi salutiamo Claudio Miceli con in bocca al lupo. E la Lega ha un progetto che viene finanziato anche con il Fondo Rising, che è quello delle case LIC, e cioè dà la possibilità ai parenti che devono sostenere il viaggio, l'alloggio, tutte quelle difficoltà anche logistiche con la possibilità di mettere a disposizione delle strutture che in qualche modo possono accogliere le famiglie, i genitori, i fratelli, chi appunto si trova ad assistere il paziente in struttura. Questo in particolare il presidente Gaetano Galvagno ha creduto in questa iniziativa e insomma quando uno ci crede fa delle azioni concrete, l'azione concreta sarà quella di esserci, di metterci la faccia in prima persona. Quindi grazie anche all'Assemblea regionale siciliana per il contributo, il patrocinio che ci dà, e a metterci la faccia sono anche i tanti sponsor, i sostenitori, ci sono quelli che come dire, naturalmente fanno quel passo in più
in termini proprio di presenza e di partecipazione. I main sponsor sono importanti, inutile negarlo. Una macchina funziona se tanta gente si mette insieme, ciascuno per le proprie competenze, ciascuno per quello che sa fare. Sì, è un dovere morale fare qualcosa per il nostro territorio, fare qualcosa anche per il sociale, per la solidarietà. Purtroppo bisognerebbe fare molto di più per cercare di sensibilizzare anche gli altri imprenditori, siamo insomma un po' pochini. Io ormai da anni ho sposato questo concept aziendale di cercare di sostenere lo sport e la salute, quindi sport e salute, salute e sport. Mi è capitata questa occasione della fibrosicistica, ho voluto aderire con piacere anche perché insomma gli organizzatori sono tutti amici o quasi tutti amici e quindi sentivo di doverlo fare anche perché la ricerca, come ha ben spiegato il professore, sta facendo passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda tutte le mutazioni genetiche della malattia, che adesso la ricerca riesce quasi a far fronte, però bisogna fare ancora degli sforzi importanti per far sì di ottenere delle cure veramente efficaci, se non addirittura risolutive. Un caro abbraccio a Claudio e Stefano, che sono le persone che abbracceremo di più quest'anno. Bene. E non c'è dubbio che il Fondo Resindin deve riservare un abbraccio fortissimo a Claudio e a Stefano. E ricordo come se fosse adesso la telefonata di 9 anni fa di Claudio, perché l'edizione del Fondo Resindin sono 7, ma 2 ci siamo fermati per il Covid, quando mi propose questo progetto, che io indubbiamente per mia indole, perché sono fatto così, ho accettato immediatamente, perché mia mamma mi ha fatto in questo modo, accettare le sfide, accettare tutte le cose belle, accettare quello che di buono il mondo ci offre. Tua mamma ti ha fatto bene. Sì, grazie. Ma anche i papà. E quindi la cosa che rilevo oggi più importante è che la squadra del Fondo Resindin, che è la squadra che oggi siamo qua, non si è mai scalfita, ma anzi si è sempre arricchita, ogni anno la vediamo arricchirsi. E questo succede quando le cose si fanno bene, quando le cose si fanno col sentimento, col cuore, e si hanno accanto persone di spessore come il professore Magazzù e come l'imprenditoria siciliana. Io difenderò a vita gli imprenditori siciliani, perché siamo gli imprenditori lungimiranti, coraggiosi. Imprenditori che vedono, coraggiosi, e che stanno accanto alle cose fatte per bene. Quindi per me gli imprenditori siciliani sono degni di lode. Assolutamente il dottore Russo Molesoli li rappresenta in questo modo e ha dimostrato sempre così. La squadra si arricchisce, la piazza del gusto diventa con 70, perché per noi 60 era bellissimo, ma non ci arriviamo e vogliamo che sia ancora più ricca, quindi diventiamo il 70, chef e pasticceri che arrivano da tutta la Sicilia. Quest'anno è successo di nuovo la cosa meravigliosa, ci chiamiamo, ci hanno chiamato per esserci, vogliono essere a Fondo Resindin, perché non è la solita cenetta dove offriamo qualcosa, è una cosa sentita, è una cosa dove stiamo tutti insieme e dove i risultati sono tangibili. Quindi gli chef e i pasticceri ci hanno chiamato, la Federazione Italiana Cuochi anche quest'anno è accanto a questo evento, l'Unione Regionale Cuochi Siciliani è accanto a questo evento, la Compart, l'AIS, la squadra si arricchisce, non si scalfisce. Questo per me è il messaggio più importante che possiamo dare noi cuochi e pasticceri. Quindi 70, che faremo grandi piatti, ce l'abbiamo già tutti comunicati, ce l'ho tutti in mente. Vi comunico solo che ieri abbiamo fatto il conto di quanti piatti serviranno proprio e siamo a 21.000 piatti, perché noi abbiamo chiesto 250 porzioni ma tutti ne vogliono fare 300, quindi abbiamo bisogno di 21.000 piatti. È straordinario, non vediamo l'ora di metterlo sui banchi e vedere i sorrisi delle persone per l'ennesima volta a Fondo Resindin. E anche Eclittica, è un Gerosardo che è qui con noi, battuta libera all'ufficio stampa, la Dora Squeezing, Mass, che è qui in rappresentanza. E un'altra cosa importante da dire è che quest'anno, per evitare i corvi, abbiamo attuato un servizio in alerta. Quindi quando Mario sa che c'è Sebi siamo a posto. E siamo tutti molto contenti. L'anno scorso, ricordo ancora quando ho detto, beh, quest'anno cerchiamo di dare una mano, imprimere, no? una mano. Alla prima riunione ci siamo chiesti, ma come facciamo dopo un premio Oscar ad alzare ancora l'asticella? Qualcuno ha detto, ma è impossibile. No, non è niente impossibile, Renato, siamo assieme, ci arriviamo. Mario Gioghi, grandissima presenza quest'anno al Food Rising Dinner, il programma, il 9
di ottobre a partire dalle 19.30. Grazie a tutti, grande squadra, giorno 9. L'appuntamento è per il 9, vi aspettiamo tutti con il sorriso, con un calice di vino, con l'ottima cucina degli chef coordinati da Sebbi, ma soprattutto con la certezza che anche quest'anno raggiungeremo obiettivi importanti. Sì, arrivederci al 9 perché sentiremo delle cose molto importanti e molto promettenti per il prossimo futuro. Con gusto e con piacere vi aspettiamo il 9 ottobre a Radice Pura per quest'ennesima edizione del Fondo Resin Dinner. 70 tra cuochi e pasticceri vi faranno deliziare.